Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata del Diario di una telefilm dipendente. Non potevo non registrare immediatamente questo video dopo aver visto la nuovissima prima puntata di American Horror Story Hotel, che è una serie televisiva che io seguo fin dall'inizio, che è caratterizzata per avere per ogni stagione una trama e una storia diversa, benché gli attori, bene o male, rimangano sempre gli stessi e girano in diversi ruoli. Abbiamo visto la prima stagione di American Horror Story, che era ambientata in una casa e mi è piaciuta abbastanza. La seconda serie, che era Asylum, non mi è piaciuta particolarmente. Poi abbiamo avuto Coven, che invece mi è piaciuta moltissimo, non perché parlasse prettamente della tematica delle streghe, ma perché secondo me, secondo il mio modesto parere, con quella serie abbiamo avuto un notevole salto di qualità. Intanto per l'entrata nel cast di Bates, ma non solo per quello, anche proprio a livello di registrazione. Secondo me appariva molto di più come un film rispetto che a un telefilm, oltre che avere una trama decisamente più ricca. Ripeto, Asylum a me non è piaciuto. So che ci sono pareri molto contrastanti per questa serie, c'è cioè chi è piaciuta tantissimo. Secondo me, l'idea di base della storia all'interno di un manicomio era straordinaria. Oltretutto, ho rivalutato moltissimo il cantante dei Maroon 5, vedendolo in vesti di attori e valutandolo come uomo e ritrovandolo veramente un bellissimo ragazzo, cosa che prima non avevo mai notato, poiché io non ascolto i Maroon 5. Ripeto, cioè, stavo dicendo, la trama mi sembrava abbastanza buona, cioè l'idea del manicomio mi sembrava perfetta per registrare appunto una stagione di American Horror Story, ma alla fine la trama, come è stata sviluppata la storia, non mi è piaciuta, il finale non mi è piaciuto assolutamente. Dopo invece Coven, la quarta stagione è stata Freaks, che è stata l'ultima serie a cui ha partecipato Jessica Lange. Infatti in questa nuova serie Asylum si sente tantissimo fin dalla prima stagione la mancanza di questa attrice, che è stata la colonna portante di American Horror Story fino appunto al quinto anno. In Freaks mi è piaciuto e non mi è piaciuto, l'ho trovato fastidioso a livello horror per alcune cose. La trama sì, mi è piaciuta abbastanza, è stato molto carino vedere come tante persone che nella realtà sono poi delle persone con malformazioni e disabilità, appunto dei Freaks, potessero essere integrati in uno spettacolo e uscirne assolutamente vincenti, quindi mi è piaciuta molto questa trovata. Ma passiamo subito a American Horror Story Hotel. Però prima di parlarvi di questa serie apro una piccola parentesi, perché nel secondo, nel primo video, non mi ricordo più, una ragazza mi ha lasciato un commento dove mi chiedeva dove avessi comprato questo anello. Non ho potuto risponderle perché non ha la modalità di risposta. Infatti vi prego, se mi guardate, di assicurarvi di avere la modalità rispondi quando mi lasciate dei commenti, o se non l'avete, perché probabilmente avete disattivato i commenti su Google Più, di tornare a guardare, perché io magari vi rispondo lo stesso, però non riesco né a taggarvi né appunto a darvi la risposta in modo che vi arrivi la notifica. Comunque questo anello l'ho fatto io, e se la ragazza in questione avrà un po' di pazienza, più avanti, magari dopo Natale, alla fine di quest'anno, penso che integrerò nel mio shop anche una parte che riguarda i gioielli a tema stregonico, quindi robe come queste, ciondoli vari, nulla di estremamente nuovo, ma comunque in Italia non credo ci siano tantissimi negozi dove trovare questi tipi di gioielli. Ma iniziamo subito a parlare appunto di questa quinta stagione di American Horror Story Hotel, che è stata trasmessa dalla rete via cavo in America FX, e è andata in onda nella sua prima puntata il 7 ottobre, e andrà avanti e ci terrà compagnia fino al 20 gennaio 2016. La trama parla di un detective che si chiama John Lowell, interpretato da Wes Bethany, che credo sia un'assoluta new entry nel cast di American Horror Story, che deve occuparsi di una serie di omicidi abbastanza raccapriccianti che avvengono a Los Angeles, quindi in California. Grazie a una soffiata che questo detective avrà in un modo un po' particolare, ma la vedremo nel dettaglio quando vi parlerò esattamente della trama della pilot di questa nuova stagione di American Horror Story, che sarà appunto dettagliata nello spoiler, e ve lo segnalerò in modo che se non
non siete interessati potete andare avanti col video senza farvi rovinare appunto la trama. Riesce ad arrivare nell'hotel Cortez, che è appunto un hotel situato a Los Angeles ed è un albergo costruito negli anni 80 dal ricco James Murch, che è interpretato da Evan Peters, che è un altro assoluto volto simbolo di questa serie televisiva, perché l'abbiamo visto in ruoli decisamente importanti in tutti i vari episodi di American Horror Story fino adesso, che però non fa ancora la sua comparsa nella prima puntata, probabilmente si vedrà in un ruolo forse marginale nelle prossime puntate attraverso magari dei ricordi o dei flashback nel passato. Pare che questo hotel appunto fosse stato di proprietà di quest'uomo e che fosse stato utilizzato per i suoi passatempi macabri e i suoi omicidi. Attualmente però questo hotel sembra di proprietà di un altro personaggio altrettanto particolare, una certa Elizabeth, detta la contessa, che è interpretata da Lady Gaga, che secondo me è veramente una trovata pazzesca, perché secondo me, scusate le notifiche del cellulare, secondo me lei sta benissimo all'interno di questo telefilm, è nata per avere una parte del genere. Se doveva essere integrata in un film o in un telefilm, Lady Gaga assolutamente doveva avere questo ruolo. E devo dirvi che per quanto riguarda almeno la prima puntata non mi ha deluso per niente la sua presenza, anzi ero in forte attesa di vedere che ruolo avrebbe avuto Lady Gaga all'interno della serie. Pensavo avesse un ruolo del tutto marginale, che non comparisse neanche in tutte le puntate. Invece presumo che sia uno dei personaggi principali e questa cosa mi fa molto piacere, perché se avete visto il mio video Ask sapete che Lady Gaga è un'artista che non mi dispiace, anche se non l'ascolto quotidianamente, ma l'apprezzo proprio per essere un personaggio molto particolare, molto trasgressivo, molto diverso rispetto alla solita belloccia, che per carità magari ha anche una grandissima bella voce, ma che viene apprezzata soprattutto perché è anche una bella donna. Lady Gaga io personalmente non la ritengo bellissima, ma la ritengo bella nella sua diversità e che sappia appunto darsi moltissimo valore interpretando non solo appunto nel caso di American Horror Story, ma poi anche in alcuni video questi personaggi quasi sinistri. Mi viene in mente per esempio in Bad Romance come era particolare. Le varie sfumature che gli hanno dato, quei movimenti, quegli occhi allargati così grandi, insomma, non è una che punta alla bellezza, ma punta a sconvolgere. Secondo me, American Horror Story le darà qualche punto ancora in più se mai ne avesse avuto bisogno. Ma passiamo subito alla parte dello spoiler. Allora, questa prima puntata inizia appunto con questa hall di questo grandissimo hotel molto vecchio, perché appunto è stato costruito negli anni 30 e non è stato rinnovato, e due ragazzi svedesi che entrano dopo aver prenotato una notte in questo hotel tramite internet. Di primo acchito trovano appunto alla reception Iris, che è interpretata da Kate Bates, che è una signora anziana cicciottella con questi grandi occhialoni, che non ispira altrettanta buona fiducia oltre alla prima impressione che hanno avuto di questo hotel. Peraltro loro sono intenzionate, mi sembra, ad andare a visitare gli studios di Hollywood, e quindi la posizione di questo hotel non permette alle ragazze di raggiungere facilmente questa meta. Perciò chiedono il rimborso per andare da un'altra parte, perché sono state un po' precipitose prenotando su internet. Ma Isis dice assolutamente di non voler dare rimborso perché non è previsto, e che visto che ormai hanno pagato la prima notte, tanto vale rimanere e poi il giorno dopo vedere cosa fare. E gli danno la chiave, loro accettano, e gli dà la chiave della camera 64, che sicuramente sarà la camera più importante di tutto l'hotel. Le ragazze entrano e chiedono informazioni, per esempio di dove possono trovare il ghiaccio, se c'è la connessione wifi. Ovviamente non c'è, persino il telefono prende pochissimo proprio per la posizione, per l'antiquatezza di questo posto. Isis le spiega a una delle ragazze dove può trovare il distributore del ghiaccio, che sapete in America è una cosa che si trova anche fuori dai motel, negli hotel, eccetera. E quindi una di queste ragazze incomincia ad andare per prenderlo e inizia a vedere
delle cose particolari in questi immensi corridoi di questo hotel che è veramente grandissimo. Intanto già quando vengono accompagnate entrambe le ragazze nella loro camera sentono delle grida strane all'interno di una, cosa che a me personalmente già mi avrebbe fatto dire vabbè, si tenga i soldi di questa notte, io piuttosto dormo per la strada. Vedono lì la ragazza, quella che va, non mi ricordo il nome, scusatemi, però la ragazza che va a raccogliere il ghiaccio vede una delle cameriere, che non sono ancora riuscita bene a capire che attrice è, se è già stata all'interno del cast, la vede pulire un lenzuolo pieno di sangue, e questa è la seconda cosa che mi avrebbe fatto dire: fanculo il ghiaccio, io me ne vado. Se non bastasse questo, mentre sta appunto per andare a prendere il ghiaccio, vede al fondo del corridoio un bambino biondissimo, vestito da scolaretto, appunto, forse degli anni 30, perché vestito con una camicettina bianca, una giacca e un pantalone nero, che sta lì immobile, silenzio, mo' di Shining, perché secondo me questa cosa è stata un pochino ispirata da Shining, dalle due gemelline di Shining. Comunque, lì bloccato così, che a un certo punto indica la sua corrispettiva gemella sorella dall'altra parte del corridoio, vestita allo stesso modo, biondissima, bianchissima, che inizia a scappare. E comunque questo secondo me è il terzo motivo per cui io sarei andata via da quell'hotel, perché comunque insomma, anche no, i bambini si sa che non sono mai un buon segno. Mentre la ragazza raccoglie il ghiaccio, si vede una mano con un guanto molto particolare, perché ha diciamo degli spuntoni, adesso non so come si chiamino, comunque tipo un'unghia finta di metallo sopra, tutto decorato, eccetera, che sta quasi per toccarla e non si vede a chi appartiene questo guanto. Lei si gira con questa sensazione di essere stata toccata, ma in realtà non c'è nessuno. Torna in camera abbastanza non scioccata, però insomma non dice neanche niente all'amica, però disturbata, e trova l'amica seduta su una sedia che dice che in quella camera c'è una puzza terribile, come di carogna, di animale morto, e non capisce da dove arriva. Ha acceso tutte le candele che aveva in borsa, ma questo odore non passa. Mentre l'amica cerca di telefonare giù a Isis nella reception per chiedere una nuova camera almeno all'interno dell'hotel, perché questa puzza, entrambe le ragazze capiscono che la puzza deriva dal materasso. Tolgono le lenzuole e vedono che il materasso è stato ricucito nel mezzo in modo molto approssimativo. Quella che è andata a raccogliere il ghiaccio, piena di coraggio, decide di prendere un coltello e strappare i punti con cui questo materasso è legato, mentre l'amica preferirebbe di no. Quarto motivo per cui io me ne sarei andata, perché se c'è un materasso cucito che puzza di carogna, io non sto lì. Intanto dalla reception Isis gli ha detto che non esistono altre camere libere perché sono al completo, cosa che è poco plausibile visto l'enormità di questo hotel e visto lo stato di questo hotel, che non sembra proprio essere un punto di riferimento per il turismo di Los Angeles. Neanche il tempo di aprire le cuciture, da questo materasso sorge una figura simile a uno zombie di The Walking Dead, tra l'altro altra serie che vi recensirò prestissimo perché domani rinizia e non vedo l'ora di vederlo lunedì. Esce questa figura, le ragazze urlano tantissimo e cercano di scappare. Cercano di scappare, vanno giù alla reception, ovviamente quando salgono questa figura antropomorfa terribile non c'è più. Isis sembra sconvolta tanto quanto loro, ma non lo è, e le accompagna in una nuova stanza. Infatti le ragazze le dicono: ma possibile, avevi detto che non c'erano altre stanze libere? E lei le liquida dicendogli semplicemente che la camera dove le ha sistemate è una camera che non usano mai. Cioè, che non usano mai da affittare. Le tranquillizza dicendogli che sta chiamando la polizia, che la polizia arriverà molto presto, in modo che insomma le ragazze siano buone. Chiude la porta della camera, le ragazze rimangono lì, e quando l'orologio suona le 2:25 circa, la ragazza, quella che era andata a prendere il ghiaccio, si sveglia e si rende conto di essersi appisolata pesantemente. Non trova più l'amica, finché poi non la trova riversa nel bagno con i due bambini che lei aveva visto nel corridoio, che si stanno nutrendo del suo sangue. Quarto motivo per scappare dall'hotel. Poi la scena cambia, c'è un nuovo ospite che va a bussare, scusate, alla reception dell'hotel, e un
un nuovo ragazzo, molto tamarro, forse anche omosessuale, molto particolare. E di nuovo, Isis gli consegna la chiave della stanza numero 64, ho detto 46 prima, era 64 comunque. E niente, lui sale da solo, tutto molto così. Anche lui sente le grida in una stanza, ma non ci fa molto caso. Entra in questa stanza numero 64, che nel frattempo è stata rifatta. Probabilmente non puzza neanche più di carogna, il letto è di nuovo a posto. E tira fuori tutto il suo kit per potersi fare di eroina. Mentre lui è su che si prepara a questo suo rituale. Compare un'altra figura, una pietra miliare di questo telefilm, ovvero Sarah Paulsen, che interpreta Sally, che verso la fine della puntata scopriamo essere un'eroinomane, ma probabilmente anche lei ha qualcosa di assolutamente soprannaturale. Lei dice a Isis che vuole occuparsi lei di questo nuovo ospite perché è tanto tempo che non hanno una visita del genere. Il ragazzo intanto su, appunto, si fa di eroina. E quando insomma la droga inizia ad andare in circolo, inizia ad avere visioni che da prima pensa siano soltanto frutto della droga, poi in un secondo momento qualcosa non va. Infatti compare anche qui un'altra figura antropomorfa che sembra uscita da Resident Evil, senza volto perché non so neanche descrivervelo, che lo gira al contrario, gli cala giù i pantaloni e inizia a violentarlo. Utilizzando un pene metallico a punta che probabilmente perforerà anche l'intestino del povero malcapitato. Mentre questo essere abusa di lui, entra proprio Sally, appunto, il personaggio interpretato da Sarah Paulson, non so come si dica. Comunque, che osserva la scena con molta tranquillità. Fino a chiedergli al ragazzo di dirle che la ama. Lui riesce a dirglielo due volte, lei lo convince a dirglielo dicendogli che se solo lui dichiarerà il suo amore, tutto questo dolore finirà, e infatti finisce con la morte del ragazzo. Di pari passo a questa storia c'è appunto il personaggio del detective John Lowell, non lo so, comunque, che sta appunto investigando su questa serie di omicidi. Infatti arriva in una casa dove è appena stato commesso un delitto e un altro semidelitto. Infatti ci sono due persone in un letto, entrambe bloccate allo schienale del letto con dei chiodi nelle mani, quindi a mo' di crocifissione. Lei è sopra, sono entrambi nudi, lei è sopra di lui, infilzata da una lancia tipo, mentre a lui gli sono stati cavati gli occhi e la lingua che sono in un piattino vicino al letto e per quanto riesce ancora a parlare chiederà poi ai poliziotti di farlo uscire, ma non semplicemente da sotto la vittima. Ormai morta, ma proprio da dentro la vittima della morte. Infatti, il detective John trova sul pavimento un barattolino di colla tipo attack e capisce che probabilmente il pene dell'uomo è stato incollato all'interno della donna. Di fianco al letto ci sono candele e fotografie delle rispettive famiglie dei due poveri malcapitati, che probabilmente sono entrambi sposati, entrambi con famiglia, i cui coniugi però non sanno assolutamente nulla, ho il cane che mi sta bussando alla finestra, aspettate un attimo, i coniugi non sanno assolutamente niente del tradimento. Infatti uno dei poliziotti azzarda che possa essere un delitto passionale di vendetta. In realtà il detective dice di no, perché le fotografie che sono negli angoli della stanza, di fianco al letto, hanno tutti gli occhi coperti, quindi potrebbe voler dire che in realtà i familiari, coniugi, figli non sanno, non vedono quello che sta succedendo. Mentre il detective, insomma, torna alla centrale, sta per tornare a casa perché ha una moglie e una bambina piccola, riceve una telefonata bizzarra che appunto sembra proprio provenire da questo che è l'assassino, in questione, che gli dice che non si fermerà e continuerà a commettere questo genere di omicidi.
La storia all'interno dell'hotel intanto va avanti ed è proprio qui che finalmente fa la comparsa Lady Gaga, la contessa Elizabeth, e Donovan, che è interpretato da Matt Bomer, che anche lui credo sia una new entry, ma non vorrei dire una cavolata. Si vedono mentre si preparano, mentre si drogano, beh, escono dall'hotel in abiti abbastanza eleganti, strani, forse per certi versi anche fuori tempo, e si recano in un giardino dove stanno trasmettendo il vecchio film di Dracula, Nosferatu, e praticamente adocchiano un'altra coppia che viene immediatamente attratta da loro due. E sembra che tra le due coppie nasca un'intesa sessuale abbastanza immediata. Lady Gaga fa un gesto molto volgare nei confronti della coppia e li invitano entrambi appunto a seguirli all'interno dell'hotel. Portati nella loro camera, iniziano appunto a fare sesso a quattro e sembra molto divertente, molto coinvolgente. Sia Donovan che Elizabeth sembrano i dominanti della situazione. Elizabeth va col compagno dell'altra e Donovan appunto con la ragazza, fino a che nel puro momento di passione entrambi indossano uno dei guanti che si era visto appunto dietro alla ragazza svedese quando prendeva il ghiaccio, con questa unghia finta in metallo, e tagliano entrambi la gola ai due poveri malcapitati, altri poveri malcapitati, e si cibano del loro sangue, restando poi in questo letto a godersi il momento. Intanto il detective John rientra a casa nel momento in cui la moglie deve uscire per andare, perché una dottoressa, si chiama Alex, chiamata dal marito, è una dottoressa, deve andare a fare delle visite, e quindi rimarrà lui con la sua bambina. A un certo punto, durante la cena, arriva un messaggio proveniente appunto dal cellulare della moglie di Alex, dicendo che si trova all'indirizzo tale dei tali e che ha bisogno di aiuto. Così lui si precipita con anche altre auto della polizia, insieme alla figlia, a cui chiede di rimanere in macchina, un poliziotto a cui chiede di rimanere a guardare la figlia, e inizia ad entrare in questo villone mega galattico, cercando di capire cosa è successo. Intanto c'è l'allarme che continua a suonare in modo assolutamente fastidioso, finché non vede una figura che pare essere proprio questo assassino che sta un po' giocando con lui. Lo sta per inseguire, ma in quel momento sente la figlia urlare. Infatti la sua bambina è uscita dalla macchina, è entrata all'interno della casa e si è ritrovata in una stanza dove ci sono due uomini appesi a una struttura, anche loro tipo crocifissi, con l'intestino di fuori. E quindi soccorre la figlia, la porta via e insomma, poi parla con la moglie e decide di allontanarsi da... No, ho dimenticato una cosa, scusate. Prima di questo fatto riceve un'altra soffiata, appunto quella che commetterà un nuovo omicidio, questo assassino terribile, all'interno appunto dell'Hotel Cortez, nella camera 64. Infatti John si reca nell'hotel, va nella camera 64 accompagnato da un altro dei protagonisti di questo hotel, appunto questo uomo truccato con lo smalto, i tacchi e il kimono. Entra in questa camera, che è di nuovo nuovamente a posto, il ragazzo che è morto non c'è, il materasso è integro, eccetera, eccetera. Si sdraia su questo letto e si sente come sollevare. Anche lui alle 2:25 si sveglia e vicino al suo letto vede un bambino che lui chiamerà per nome. E inizia a seguire questo bambino finché poi non ne perde la traccia assolutamente all'interno dell'hotel. Torniamo a quanto avvenuto la sera, quando John torna a casa con la figlia, parla con la moglie Alexander e gli dice di lasciare la casa perché ha paura di mettere in pericolo anche lei, e la figlia ovviamente. Lei, la moglie, è molto spaventata perché non sa come questo serial killer possa aver fatto a mandare un messaggio dal suo cellulare. E iniziano a parlare di una cosa, ovvero del fatto che loro anni fa hanno perso
un figlio. Perso nel senso che probabilmente questo bambino è stato rapito. C'è un flashback del passato dove si vede appunto loro con i due bambini in un parco giochi. John che mette suo figlio su una giostrina dei cavalli. E il tempo che questa giostrina fa il giro, il bambino è sparito e non è mai stato più ritrovato. E pare essere proprio il bambino che lui ha visto nell'hotel, che è uno dei due gemellini che abbiamo visto nell'hotel. Nell'hotel intanto arriva una nuova figura che sembra essere un nuovo proprietario, un nuovo acquirente dell'hotel, insieme a suo figlio che è molto curioso, inizia a girare nell'hotel e inizia a vedere qualcosa che non va. Fanno un primo giro perlustrativo, Isis ne rimane molto colpita perché non sapeva che l'hotel era in vendita, si chiede che fine faranno, se verranno tutti messi in mezzo a una strada, finché questo nuovo acquirente entra nella stanza di Elizabeth Donovan, la contessa. Donovan non lo accoglie molto, molto felice, mentre Elizabeth sembra al corrente della vendita dell'hotel. E parla con quest'uomo molto liberamente, lo affascina, eccetera, eccetera. Dopodiché, mentre lui continua a fare il giro dell'hotel, Elizabeth si prenderà cura di suo figlio e lo accompagnerà in una stanza nascosta all'interno di una parete del corridoio dell'hotel, dove all'interno ci sono i due gemellini pieni di videogiochi e cose fighissime, e pare, insomma, voglia trattenere il bambino all'interno. Non si capisce bene appunto Donovan, Elizabeth e i due gemellini se sono dei vampiri, probabilmente sì. Poi cosa succede ancora? C'è sempre Sally, interpretata da Sarah Paulson, che va e viene insomma da questo hotel. Verso le scene finali si vede Donovan che parla invece con Isis, la receptionist, e si capisce che tra loro due c'è un legame. Infatti lei gli dice: sono rimasta qui per stare vicino a te, e lui le risponde: sarebbe ora che finalmente te ne andassi. E c'è subito un flashback di ricordi del passato dove appunto si vede che Isis è in realtà la madre di Donovan. Donovan, che era un tossicodipendente, che entra appunto nell'hotel Cortez accompagnato da Sally, eroinomane, e si fanno insieme in una stanza di questo hotel. In quel momento Isis prega al receptionist che c'è in quel momento, che è appunto quell'uomo pelato e truccato, di dirle in quale stanza sono andati. Quando riesce a farselo dire, entra e Donovan sembra morto. Sally è del tutto superficiale in questo perché le dice: io non ho fatto niente, la roba che ha preso lui l'ho presa anch'io, io sto benissimo, quindi non mi rompere, eccetera, eccetera, la stanza l'ho pagata io, quindi ora me ne vado. E lascia un'Isis disperata sul corpo esanime del figlio. Si vede Sally che cammina per i corridoi e viene attratta probabilmente nel suo momento di delirio da una finestra, giù dalla quale la spinge proprio Isis, che si trova immediatamente alle sue spalle. E quindi, volando da non so quale piano, si vede Sally cadere al suolo e morire. Però per il fatto che al giorno d'oggi invece Sally è ancora viva, questo ci fa capire che probabilmente avvengono cose veramente strane all'interno di questo hotel. Quando Isis torna in camera dal corpo di suo figlio, lo trova sul letto insieme a Elizabeth, la contessa, ovvero Lady Gaga, che le dice che suo figlio è un ovale stupendo, e secondo me sarà proprio quello il momento in cui Elizabeth darà nuova vita a Donovan, facendolo diventare probabilmente un vampiro e il suo compagno. E per questo motivo Isis è rimasta all'interno dell'hotel per poter rimanere vicino a suo figlio. Questa puntata di American Horror Story termina con appunto il detective John Alones, che va via appunto di casa per tenere al sicuro la moglie e la figlia, e si reca proprio a dormire nell'hotel dove gli viene consegnata la chiave di una camera, che però non viene, mi sembra, detto quale camera. E appunto questa prima puntata termina con questo nuovo ospite all'interno dell'hotel. Probabilmente il detective non sarà una vittima dell'hotel, almeno non ora.
E con questo io ho finito per quanto riguarda questa puntata di Diario di una telefilm dipendente. Scusatemi se sono stata un po' imprecisa, un po' distratta, però sono giorni un po' incasinati perché ho i nonni che non stanno bene e ho mia mamma che continua a fare avanti e indietro. Quindi è arrivata pochi minuti fa, ci siamo scambiate due parole, io sono tornata a finire di registrare il video e sono un po' distratta dai rumori che provengono di là. Spero lo stesso di avervi soddisfatta. Se avete guardato anche voi questa puntata di American Horror Story o intendete vederla, lasciatemi un commento sotto e noi ci vediamo a un'altra puntata di Diario di una telefilm indipendente che registrerò subito dopo questa perché c'è un'altra nuova stagione che è iniziata da poco. Ciao!